Una caldaia situata nel deposito di un'abitazione in via Bartolomeo Grassa a Rivara si è incendiata nella giornata di sabato 25 marzo, poco prima delle 16. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Rivarolo Canavese, la protezione civile di Rivara e il vice sindaco Vincenzo Martino. Le fiamme sono state spente prima che il rogo potesse propagarsi. Fortunatamente non sono stati registrati feriti o intossicati. In corso di accertamento le cause. Incidente nel pomeriggio di lunedì 27 marzo, poco prima delle 15:30, in via Ponte, frazione Camagna, Rivara. Un uomo è rimasto incastrato sotto il trattorino che si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea Castellamonte, l'elicottero dei vigili del fuoco Drago, l'elisoccorso 118, la Croce Bianca del Canavese e i carabinieri della compagnia di Venaria. L'uomo è stato liberato dal mezzo e affidato alle cure dei sanitari che, dopo averlo stabilizzato, lo hanno caricato sull'elisoccorso per il trasporto all'ospedale CTO di Torino. Sul posto anche il sindaco Roberto Andriollo e il vice sindaco Vincenzo Martino. Nei mesi scorsi, nell'ambito dei controlli di natura amministrativa pianificati dalla Polizia di Stato per la verifica delle attività commerciali del settore automobilistico, è stata individuata ad Alpignano una carrozzeria, gestita da due fratelli, la cui conduzione aveva destato sospetti negli investigatori per le troppe irregolarità rilevate. Gli approfondimenti investigativi predisposti, a cura della Polizia Stradale, hanno portato ad una complessa attività di indagine che ha consentito di ipotizzare, in capo ai gestori dell'attività, gravi indizi sull'utilizzo della carrozzeria come centro di smontaggio di veicoli, provento di furto per tutta la provincia torinese. A conferma della bontà della ricostruzione investigativa, al termine delle indagini, il giudice per le indagini preliminari di Torino, su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica, che ha coordinato le indagini, ritenendo sussistere il presupposto di gravi indizi di colpevolezza, ha emesso un'ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di 5 persone, 3 uomini e 2 donne, 3 di natura restrittiva in carcere, 1 agli arresti domiciliari ed 1 di sottoposizione all'obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria. Le misure cautelari sono state eseguite dagli uomini della Polizia Stradale tra le province di Torino e Cuneo e gli arrestati sono stati condotti nei relativi istituti di custodia. Anche le perquisizioni eseguite hanno permesso di reperire materiale che potrebbe fornire numerosi riscontri all'ipotesi accusatoria delineata dagli investigatori. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e pertanto vige la presunzione di non colpevolezza degli indagati sino alla sentenza definitiva.